Assessore allo sport del comune di Trapani, Lele Barbara, buongiorno. Oggi sta per cominciare la cerimonia di premiazione del comune di Trapani, l'amministrazione comunale, al Trapani Shark, promosso in serie A1, ma con quanta fatica, ecco, perché alla fine si parla forse meno della promozione e di più di tutto quello che non è stato concesso al Trapani Calcio, una cosa davvero inedita e Sì, a difficile Trapani Shark. a Trapani Shark, difficile da accettare Beh, per un diciamo che popolo come c'è un quello di motivo Trapani. per cui se ne parla così tanto di quello che poi è successo. Come tutti sapete, io peraltro mi sono già prodigato nello scrivere una nota ufficiale, formale al CONI, al Ministro dello Sport e al Presidente Petrucci. Ho visto che la Lega Nazionale Pallacanestro ieri sera ha trovato il tempo di scrivere un poema lunghissimo, apostrofandomi in malo modo, quasi facendo passare l'idea che io forse ignorassi un po' le regole e la storia della pallacanestro. Forse ignorano invece che io sono nato, vissuto e cresciuto al palazzetto dello sport di Trapani, quindi si vergognino di quello che hanno detto e sono profondamente ignoranti se hanno detto una cosa del genere. La verità è che Trapani Shark ha detto quello che doveva dire, ossia che non è stata premiata sul campo, che non è stata tagliata la retina del canestro, un fatto normale e ordinario quando si viene promossi, e di conseguenza noi continueremo a voler sapere perché non si è potuta fare la premiazione sul campo. E come comune abbiamo giustamente scritto, perché molti trapanesi ci hanno detto fatevi avanti, e così vorremmo arrivare a capire per quale motivo è avvenuto tutto ciò. E mi auguro che dopo la risposta della Lega Nazionale Pallacanestro siano altri gli organi a rispondere, magari un po' più alti, un po' più importanti, e che facciano un po' di chiarezza in questa vergogna nazionale. Ecco, Assessore Barbara, sono arrivati ieri i compiacimenti, le congratulazioni, parlando proprio di organi più in alto, a cominciare proprio dal governatore della Sicilia, che ha fatto Renato Schifani, spazio fra i suoi risultati elettorali, tra l'altro molto soddisfacenti, per dire che cominci proprio da Trapani questa rinascita sportiva, visto che è l'unica società Lo siciliana. avevamo detto un anno fa, il mese di luglio, il rilancio sociale del territorio passa anche e soprattutto dallo sport. È quello che è successo, la Serie A col basket, la Serie C con il calcio. Il presidente Schifani ieri si è complimentato con Trapani Shark, e io mi auguro davvero che questo rilancio sociale continui negli anni, ma sono certo che con la forza e la grinta del presidente Antonini i risultati saranno crescenti. Abbiamo lasciato la Serie A2, in Serie A1 si cambia regime, si Si parla un'altra cambia lingua. regime, si parla un'altra lingua anche per noi a livello proprio burocratico, si passa al professionismo, dobbiamo sistemare alcune carte anche per quanto riguarda la convenzione con il palazzetto, ma insomma formalità. La verità è che sta per nascere una fase, un'era nuova che davvero non vediamo l'ora di vivere. E allora brindiamo, andiamo a vedere che succede. Andiamo, andiamo. Se te infili come Eccola lì. Li vediamo.